Ma Ventura è un ottimo allenatore, grande esperienza, ha fatto benissimo con il Torino negli ultimi anni, quindi credo che può essere sicuramente l'allenatore che può fare bene dopo comunque l'esperienza di Conte. Vedi invece la nazionale che sta a giocare gli europei? Ma è sempre un campionato particolare, così come il mondiale, insomma è difficile fare un pronostico all'inizio, bisogna aspettare dopo la prima partita, capire il momento particolare dell'Italia in questo momento, però sicuramente secondo me può fare un buon campionato europeo, l'Italia arrivare tra le prime quattro. Cambiato sotto toni duri contro lo spogliatoio a fine stagione? Secondo te chi è la persona adatta per risanare quindi lo spogliatoio che non c'è più? Questo non lo so, non spetta a me dire insomma chi può essere la persona giusta, non ho idea di quello che la società vorrà fare, bisogna aspettare a vedere chi prenderà la società, se rimarrà Berlusconi, se andrà ai cinesi, quindi adesso secondo me è ancora presto per dire. Però che aveva un compito ingrato? No, aveva un compito difficile come tutti gli allenatori, questo sì, non ingrato, insomma. È chiaro che era un po' un Milan quest'anno in difficoltà, non era facile per nessuno, però lui comunque ha voluto prendere la sfida e chiaramente non era facile. Tu l'avresti accettato l'incarico? Ma insomma, bisogna trovarsi anche al momento, quindi è chiaro che non lo posso dire adesso, ma chi non lo accetterebbe insomma allenare il Milan o una grandissima squadra?